Siamo con il presidente Luca Spandra, ecco, l'Udinese Golfo, siete promossi, le sensazioni, iniziate a lavorare oggi. Le sensazioni si ricominciano un altro anno, come tutti gli anni, ci sono un po' di cambiamenti dettati appunto dal salto di categoria, vuoi per l'inserimento dei giovani, vuoi per qualche uomo di, diciamo, di categoria, di esperienza. E niente, partiamo con l'entusiasmo quest'anno della neopromossa, della matricola. Però ci teniamo a far bene e a, diciamo, conquistarci un posto stabile, non solo per quest'anno. Ecco, avete perso qualche pezzo importante, tipo in causa, tipo Barison e Sparaccio soprattutto, però è arrivato Brignoli. Sì, fa parte di, cioè, a livello emotivo come affetto verso i ragazzi, ovviamente è un dispiacere enorme. Se poi devi ragionare come società, sai benissimo che tutti gli anni c'è chi arriva, c'è chi parte, e quest'anno siamo, appunto, abbiamo avuto delle partenze, abbiamo degli arrivi, probabilmente avremo qualche altro arrivo ancora. Ecco, un campionato difficile quest'anno, quello di promozione, siete in quattro imperiesi, ecco, dove vi piazzate? Dove ci piazziamo? Il più in alto possibile ovviamente. Alla vicina? Sì, ovviamente. Dopodiché vediamo, noi cerchiamo di fare un campionato senza porci dei limiti, nel senso, dove arriviamo va bene, l'importante è arrivare e rimanere in categoria. Perché Bencardino? Bencardino comunque un mister, un allenatore di esperienza, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, è un allenatore che comunque secondo noi è la scelta più giusta in assoluto, quindi siamo molto felici di averlo con noi. Grazie.